tutti. Mi hanno chiesto in un po' di parlare del Man Physique, di cosa ne pensi del Man Physique. Prima di iniziare mi scuso perché c'è vento, quindi non so come si sentirà l'audio, spero si senta bene. Poi comunque sono tutti i ringraziamenti per i commenti, per i like, per le critiche costruttive. Sempre queste cose qui. Mi dispiace di non rispondere a tutti ai commenti perché state diventando molti, quindi cerco di rispondere a più persone possibili, però se non vi rispondo è per questo, non perché non vi voglio rispondere. Poi un'altra cosa, comunque, se mi volete mi trovate anche su Instagram, JamesR. Allora, il Man Physique. A me il Man Physique non piace perché non mi attira, non capisco il senso di posare in un costume da bagno con la mano sul fianco, tipo modello. Però capisco perché molta gente ne si è attratta, perché comunque sono dei fisici ideali, estetici, che la gente pensa di poter raggiungere. Quindi questo attira, e questo è il motivo per cui molta gente anche in Italia si è data al Man Physique e lo segue. Ovviamente tutti quelli che gareggiano Man Physique sono dopati, anche se ieri ho visto un video di Arash Akbar, che è un ragazzo che gareggia nella Classic Physique, la categoria che si è entrata l'anno scorso al Mister Olympia e che sta avendo molto successo, che si rifà alla Golden Era, e lui ha detto che è diventato pro. Come ho già detto in altri video, bisogna vincere una Pro Card per gareggiare in certi contest della FBB. È diventato pro da Natural. Poi non so se sia vero o meno, però mi è piaciuto molto il suo video perché è stato abbastanza onesto sulla questione steroidi, anche se non ne ha parlato apertamente. Se capite in inglese, provate a cercare Arash Akbar su YouTube e anche Instagram. Quindi a me non piace molto il Man Physique per questi motivi qua, non lo trovo interessante, non mi piace il fatto che posino, anzi sfilino quasi, non capisco perché usare il costume da bagno e non conosco neanche molti bodybuilder Man Physique, conosco solo Jeremy Buendia perché è il Mister Olympia, Man Physique degli ultimi 3 anni credo. E ha comunque un gran fisico. Ho visto alcuni video recenti mentre si allenava con Henry Rumbold, che è il suo allenatore e anche l'allenatore di Philippe. Ha un fisico eccezionale. Infatti, forse è un po' sprecato per il Man Physique, ma magari lui piace, quindi niente da dire. A proposito del doping nel Man Physique, prima qualcuno inizi con le solite accuse e critiche. Da poco ho visto un'intervista a Dorian Yates, che vabbè, Dorian Yates è 6 volte Mister Olimpia, dove dice che anche quelle che fanno i bikini sono dopate, quindi se lo dice lui, figuriamoci se quelli che fanno il Man Physique non sono dopati. Però comunque, secondo me la gente ha un'opinione, non ha capito bene la mia opinione sul doping. Io credo che sia necessario perché se vuoi gareggiare a certi livelli devi doparti. Io lo condanno solo se uno lo fa per essere figo in spiaggia, per mettere muscoli facilmente, senza troppa fatica. Però, cioè, se uno vuole doparsi, niente da dire, se comunque insegue un obiettivo. Questo è quanto ne penso su Man Physique. Né più né meno, non conosco nessun altro che gareggia a parte Jeremy Buendia. Avevo presente Sadi Katsovic, che comunque è passato alla Classic Physique. E tra l'altro non vengono neanche pagati molto. Mi sa, credo che il premio più alto al Mister Olympia sia 5.000 dollari. Mi sembra che ho sentito così da poco, però non ne sono sicuro. Non si fanno molti soldi anche loro. Il bodybuilding non è un ambiente remunerativo per gli atleti, poi per chi gestisce le case di integratori, per chi fa pubblicità, per chi organizza eventi, sicuramente non se la passa male, però per chi gareggia è un po' una mezza fregatura. Ma mi sembra che ho detto tutto. Poi
Continuate a farmi proposte per video perché comunque ci faccio caso. Se c'è qualche richiesta interessante, cerco di accontentarvi. Spesso mi chiedono cosa ne pensi di questo, di quest'altro. Io neanche li conosco perché mi interessa fondamentalmente dell'open class, del bodybuilding, quindi quelli più importanti. Non conosco youtuber italiani a parte boh, il Team Commando, e solo loro praticamente. Perché non seguo la scena YouTube italiana e quindi non so esprimere un giudizio su sia bodybuilder di cui mi viene chiesto di parlare, sia di youtuber italiani. Questo è quanto. Ciao.